Ed è un vero piacere avere qui accanto a me Giovanni Bruno. Benvenuto Giovanni. Giovanni Bruno è il presidente della Fondazione Banco Alimentare. Siccome il tentativo che io sto cercando di fare è quello di provare a fare un'informazione in cui si raccontano i problemi, ma si prova anche a proporre delle soluzioni, il Banco Alimentare è qualcosa di molto importante, lo fa. Però, prima di tutto, siccome non è detto che tutti sappiano cos'è il Banco Alimentare, domando a Giovanni Bruno che cos'è il Banco Alimentare. Banco Alimentare è una realtà nata 31 anni fa sulla scia di esperienze analoghe in Spagna, Francia, ma l'origine negli Stati Uniti nel 1967. Nasce la prima food bank al mondo e lo scopo principale è quello del recupero delle eccedenze alimentari che diventerebbero normalmente spreco. E abbiamo avuto in quegli anni soprattutto, era drammatico il fenomeno dello spreco alimentare, con le ruspe che passavano sopra le derrate alimentari per distruggerle. E quindi l'obiettivo principale del banco è evitare che quello che è eccedenza diventi rifiuto, ma venga messo a beneficio di chi ne ha bisogno. Come lavora? Perché poi introduciamo quelli che sono i cambiamenti in essere a seguito del Covid. Ma come lavora di solito il Banco Alimentare? Probabilmente molti di voi già lo sapranno, ma poiché non lo sanno tutti, rammentiamolo. Sì, l'attività ordinaria del Banco Alimentare ha, diciamo, tre filoni. Diciamola così, quello che viene distribuito dal Banco Alimentare ha tre origini, tre fonti. La prima, quella che dicevo adesso del recupero, attraverso recupero dalla grande distribuzione e dall'industria agroalimentare direttamente. Una seconda fonte sono le collette a partire dalla giornata nazionale della colletta alimentare, ma ormai molte aziende, scuole, eccetera, promuovono al loro interno collette a favore del Banco Alimentare, quindi la sollecitazione della solidarietà. Terza fonte sono gli aiuti rivenienti dai fondi europei o dai fondi nazionali destinati al sostegno alimentare per chi è più in difficoltà. E una particolarità del recupero dall'industria e dalla grande distribuzione è il programma che noi chiamiamo City Cibo, che è il recupero dalle mense. Adesso, ahimè, difficoltoso, e dai punti vendita della grande distribuzione per quello che sta per scadere, il recupero dalle navi da crociera, anche questo, ahimè, difficoltoso in questo periodo, e il recupero avviato ormai da un paio d'anni e lanciato come progetto quest'anno del ripescato, l'abbiamo chiamato, cioè del pesce che fuori taglia, fuori periodo, pescato che verrebbe distrutto e che invece entra nel circuito positivo dell'aiuto a chi ha bisogno. Parliamo della raccolta, come avviene la raccolta e come cambia quest'anno per la prima volta a seguito del Covid la raccolta. Faccio questa domanda, lo dico al pubblico soprattutto, perché quando fai informazione è importante dire qual è il problema, ribadisco questo concetto, ma anche qual è l'operatività con cui quel problema lo puoi risolvere, perché se io pongo soltanto il problema in qualità di giornalista e poi non do nessuna soluzione, lascio una traccia angosciante in chi mi ascolta, che poi in qualche modo, vista l'ora, poi va a letto e si sente quasi in colpa di quello che ha visto. Invece, delle cose possono essere fatte e i problemi possono essere risolti. Allora, Sì, la colletta, che è il più grande gesto probabilmente di solidarietà in Italia, che si è svolta fino all'anno scorso, per 23 anni consecutivi, secondo la modalità del dona una parte della tua spesa a chi ne ha più bisogno, per cui voleva dire mobilitazione di volontari davanti ai supermercati, 145.000 volontari che si alternavano davanti ai supermercati.
circa 12.000 supermercati in tutta Italia, dove le persone venivano invitate proprio a compiere questo gesto di solidarietà. Quindi io prendevo il mio sacchetto che mi veniva dato all'ingresso, facevo la spesa per me e poi dentro il sacchetto del Banco Alimentare mettevo invece quella spesa che io volevo donare pagandolo al Banco Alimentare, che poi lo distribuisce. Assolutamente, esattamente così. Questa condizione però è mutata. Quest'anno in previsione, anche se da tempo che ci si stava pensando, e se in luglio-agosto le cose sembravano andare un po' meglio, ma le aspettative erano quelle di un peggioramento della situazione per quanto riguardava la pandemia ed è sotto gli occhi di tutti, adesso con le zone che diventano, cambiano colore molto rapidamente e chissà come cambieranno di qua a una decina di giorni, abbiamo detto noi però non possiamo rinunciare ad un gesto così fondamentale per noi da due punti di vista. Primo, dal punto di vista della raccolta del cibo in un momento in cui cresce il bisogno, perché è sotto gli occhi di tutti che i poveri stanno aumentando. E anche gli insospettabili, quelli che non avremmo mai detto, si trovano in difficoltà. E secondo, il valore educativo di questo gesto. Il Papa ha detto da una pandemia si esce migliore o peggiore a seconda delle scelte che si fanno. La strada della solidarietà, la via della solidarietà è un modo per uscire migliori. Noi abbiamo detto, ci siamo detti, proponiamo a tutti una scelta, scegliere per un gesto piccolo accessibile a chiunque. Qual è come, questo gesto? Come non più con la consegna di pasta, pelati, legumi, eccetera, 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 direttamente all'uscita dal supermercato, ma attraverso l'acquisto di una card acquistabile al supermercato da 2, 5 o 10 euro che verrà immediatamente trasformata in cibo e il Banco Alimentare riceverà cibo corrispondente ai valori donati, al totale del valore donato. Allora vi faccio vedere, lo dico alla regia che quindi prego di aiutarmi nel mettere in onda, vi faccio vedere alcuni dati. Allora questo la prima slide, eccola qua, vedete, quando parliamo di Banco Alimentare parliamo negli ultimi 5 anni, lo faccio vedere anche al Presidente perché questi dati sono, me li hanno appena girati, sono probabilmente li vede lui con me. Allora, negli ultimi 5 anni il Banco Alimentare ha prodotto e ha distribuito 41.628 tonnellate di cibo e ha quindi concesso, permesso di avere 83.256.082 pasti donati. Questo è il primo dato. Adesso ve ne faccio vedere un altro, eccolo qua, lo fermiamo un attimo. Allora, abbiamo l'incremento negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, quello dell'emergenza Covid, che da marzo in poi ha aumentato del 40% le richieste di aiuto e le persone aiutate sono state 2 milioni e 100 mila e prima del Covid erano 1,5 milioni, il dato di cui parlava prima proprio il dottor Bruno. L'ultimo dato che vi voglio fare vedere, eccolo qua, questa è la card, così facciamo vedere, certo. Questa è la card del Banco Alimentare che potrà esservi consegnata all'ingresso del grande centro commerciale in cui voi potrete andare a fare la spesa. Allora chiedo di rientrare in studio, ve l'ho fatta vedere perché così avete un'idea chiara di come questa tessera potrà essere nelle vostre mani per aiutare chi ha bisogno. Mi pare che questi dati dicano che la solidarietà è uno degli elementi con cui si può concretamente aiutare in questo momento le persone, quindi c'è una speranza. Cos'è la solidarietà, Giovanni Bruno, oggi? Ma oggi la solidarietà, secondo me, è come dire, ha una rilevanza, nasce e genera cultura. Nasce e genera cultura. Nasce da una cultura e genera cultura. Nasce dalla consapevolezza la precarietà di questa situazione in cui ci ha messo il Covid lo rende forse ancora più evidente, se si ha voglia di fermarsi un attimo a pensare, tutto sommato nulla ci è dovuto ma tutto ci è dato.
E quindi se nulla ci è dovuto e tutto ci è dato, l'impeto primo, originario e più ragionevole è quello del cercare di condividere e sostenere chi a fianco a noi è più nel bisogno. È importante sostenere, come dire, accompagnare e insistere su questo, porre dei gesti, e la colletta è proprio un gesto in questa direzione. Perché questo va educato, perché si può creare una situazione come adesso, e il Presidente della Repubblica ci ha messo in guardia su questo, ha detto che il rischio dell'individualismo, che io ho chiamato di ritorno, ma forse non è solo di ritorno, Forse c'è sempre stato. è un virus peggiore, che può avere effetti peggiori della pandemia, e quindi è importantissimo. Abbiamo visto già, tra l'altro, disordini, eccetera. Quindi che questa dimensione della solidarietà, proprio come valore, per la tenuta, valore culturale per una tenuta sociale. Senta, abbiamo ancora un minuto, le chiedo di commentare una famosa frase di John Fitzgerald Kennedy, no? Che diceva: non chiedere cosa può fare il paese per te, chiedi di cosa tu puoi fare per il paese come cittadino. Chiudiamo la trasmissione, noi cosa possiamo fare? Sono contento di questa cosa perché è una frase che io mi sono trovato a citare almeno in due o tre occasioni, neanche tanto tempo fa. La commento da due punti di vista. Il primo punto di vista è che quello che noi possiamo fare, per esempio, è gesti piccoli e semplici, come quelli della colletta, e comunque vivere attenti al mondo che ci circonda e al bisogno che abbiamo intorno, perché molto spesso cerchiamo di non vederlo il bisogno che abbiamo intorno. E l'altro punto di vista è, e quindi questo è cosa facciamo noi. L'altro commento è, siccome noi, per esempio, come Banco Alimentare, ma come tantissimi altri soggetti nella società, stanno facendo e hanno fatto, beh, allora forse è anche il momento che venga riconosciuto questo e valorizzato, ma lo dico non come una cosa, una rivendicazione o come un desiderio che si sia buoni nei nostri confronti di tutti, ma come intelligenza proprio. De Bortoli recentemente ha avuto modo di dire che il non valorizzare il terzo settore è una dimostrazione di poca intelligenza delle cose, nel senso di comprensione della realtà e delle cose. Ringrazio Giovanni Bruno per essere stato qua con noi, per il contributo che ci ha lasciato, la solidarietà come valore, ma anche come modalità di spiegare l'intelligenza, l'intus legere, il saper leggere dentro le cose. Grazie davvero a Giovanni Bruno. Grazie a voi. Adesso, a proposito del che fare, parliamo del che fare con le strutture alberghiere. Avremo il vicepresidente di Federalberghi Milano. È un attimo di pubblicità.